Thank you.
del Settecento era la patria indiscussa degli strumenti ad arco ed in particolare del violino. Corelli e Torelli furono solamente due dei capofila, ma grazie agli importanti contributi dovuti alla divulgazione del concerto solistico per oboe da parte di Albinoni e Vivaldi, si svilupparono dei modelli stilistici che si allargarono anche alla sonata e alla triosonata, con archi e fiati, che si diffusero soprattutto in Germania, grazie a tutta una serie di compositori e strumentisti che emigravano per andare ad arricchire gli organici delle innumerevoli compagini orchestrali al servizio delle corti ducali e principesche regnanti. Giuseppe Antonio Brescianello, nato a Bologna nel 1690, è signora quale sia stata la sua prima formazione musicale. Non si conosce molto sull'attività giovanile, ma si presume che Brescianello abbia messo presto in luce le sue doti di violinista e di compositore, poiché nel 1715, dopo essersi trasferito per qualche tempo a Venezia, venne condotto a Monaco dalla lettrice di Baviera. Dopo una breve permanenza presso la corte di Monaco, passò dal 1716 a Stoccarda al servizio del duca di Württemberg, entrando a far parte della cappella di corte con il titolo di Musikdirektor, maître de concert de la chambre. Compositore apprezzato, egli trascorse il resto della sua esistenza presso i duchi di Württemberg. Gli venne affidato l'incarico di riorganizzare le varie manifestazioni musicali nell'ambito della vita di corte. Tra l'altro, in occasione dell'arrivo a Stoccarda di una compagnia d'opera italiana, fece nominare ufficialmente compositore di corte, nel 1736, Riccardo Broschi, fratello del celeberrimo sopranista Carlo Broschi Farinelli. Nel 1744, con l'ascesa al potere del duca Carlo Eugenio, amante dell'arte in genere e della musica in particolare, poté dedicarsi con maggiore soddisfazione al suo ufficio e tornò quindi a scritturare ancora una volta artisti e cantanti di fama sia per il teatro che per la cappella. Brescianello ampliò l'organico orchestrale e ne definì la formazione stabile con 10 cantanti e 31 strumentisti e giunse ad avere sotto la sua direzione fino addirittura a 63 elementi, un gruppo grandissimo. Brescianello muore a Stoccarda nel 1757 e come compositore fu molto originale e sapiente. C'è da dire che fu a lungo ignorato in Italia e, diciamo, citato fuggevolmente da studiosi stranieri. È quasi sconosciuto, si può dire, no? Grazie però alla riscoperta di 12 concerti a 3 per due violini e basso continuo che sono conservati nella biblioteca del Conservatorio di Firenze, ci è permesso di porre nel giusto rilievo la sua importanza, soprattutto per quanto si riferisce a una più approfondita conoscenza dell'evoluzione della musica strumentale italiana nel primo quarto del XVIII secolo. Sensibile alle tendenze più avanzate della musica del suo tempo, Brescianello risentì degli influssi delle sonate di Corelli, che tuttavia colse con grande libertà, rivelando un progressivo abbandono dello stile barocco in favore di un linguaggio gradualmente orientandosi verso i principi della costruzione classica. Nella triosonata che abbiamo registrato in questo video si riconoscono le indubbie qualità di Brescianello, che si evincono nella fluidità del discorso melodico e nella lineare e commossa atmosfera dei larghi, e si scorgono accenti di grande originalità. Infatti, sulla elaborata struttura contrapuntistica e sull'equilibrio architettonico della composizione emergono spunti melodici di rara eleganza, suggeriti da una geniale e spontanea fantasia creativa. Si nota inoltre come tra l'oboe e il fagotto concertanti, pur procedendo in rigoroso stile imitativo, chiaramente legato alla tradizione, assumono un nuovo andamento, le cui possibilità espressive del fagotto, non più limitate dall'esclusiva destinazione di basso continuo, appaiono valorizzate dalla diretta partecipazione al dialogo al pari con l'oboe. Brescianello dunque compone una delle poche sonate esistenti in cui il fagotto è così solista, come quella di Platti in do minore. La sua produzione segna perciò un progresso sia nella tecnica sia nel rinnovamento del linguaggio strumentale. Le numerose composizioni strumentali del Brescianello, concerti, sinfonie, ouverture, trii,
sonate, triosonate e anche composizioni vocali, cantate, messe, ha composto molto Brescianello, sono rimaste in manoscritto, specialmente in diverse biblioteche tedesche. E questa triosonata di Brescianello fu sicuramente scritta per l'oboista italiano Ignazio Ceceri, con il quale ebbe una collaborazione, visto che Ceceri veniva da Parigi e suonava appunto anche lui in questa orchestra. Tra l'altro Ceceri ebbe modo di scambiare delle lettere con Brescianello perché voleva delle ance, che gli arrivassero delle ance da Parigi, e il principe di Württemberg non glielo concesse e Ceceri se ne ritornò poi a Parigi, scornato si può dire, no? E l'unico fagottista presente in orchestra, questo virtuoso per il quale appunto Brescianello scrisse, era il francese Louis Détry, o anche Détry o Détry, e la fonte di questa triosonata è conservata nella collezione di Fürstenberg nello Schloss Eindringen in Germania.